Salve a tutti e bentornati su Paper Mario, il portale millenario. Nello scorso episodio siamo andati a cercare Candido Bucaneve, se non sbaglio si chiamava così, e abbiamo rimesso in funzione il cannone che è da quella parte oppure questo, se questo non è semplicemente una statua e non ne sono sicuro. Ad ogni modo, quest'oggi andremo avanti con il capitolo 7, quindi parliamo con il sindaco di Bumburgo. Oh, hai ottenuto l'autorizzazione per usare il cannone. Significa che hai incontrato Bomboro. E mi stai dicendo che è tornato anche il generale Bucaneve? Allora il Gran Bun sta per tornare in azione. Sto per esplodere dall'emozione. Non farlo, per favore, poi non possiamo più andare. Ragazzi, vi sparerò sulla luna. Lo sto ripiando male, ma non mi ricordo che voce gli avessi dato. Ce l'abbiamo fatta, Gonzales! Avanti, seguitemi. Non fatevi pregare, venite di qua. Ok. Questo rimarrà qua dentro per sempre, vero? Comunque, visto che gli scorsi episodi sono usciti molto male per qualche motivo, non è del perché. Boh. Infatti anche adesso c'è qualche piccolo problema, datemi giusto un secondo. Infatti anche adesso c'è qualche piccolo problema, datemi giusto un secondo. Ok, adesso dovrei teoricamente aver risolto, si dovrebbe vedere leggermente più fluido, forse non si nota neanche, però io lo noto, quindi sì. Eccoci qua, non ho ancora mai parlato con voi, ma non lo farò adesso. Salve, Candido Bucaneve, sindaco, non mi ricordo, ha un nome il sindaco? Non penso. Mettetevi lì. Generale Bucaneve, a che punto sono i preparativi del grande boom? Quasi ultimati. Bomba, caricare il grande boom. Bomba, impostazione. Accendere i motori. Controllare i comandi. Comandi controllati, tutto ok signore. E il cannone grande boom è pronto a dare fuoco. A fare fuoco. Aprire la piattaforma terrestre. Aprire le piattaforme interne. Alzare il grande boom in posizione. Acquisizione obiettivo. Va bene. Destinazione luna. La mia voce, le mie corde vocali hanno deciso di abbandonarci. Direzione 75,38. Angolazione 54,66. Distanza 389,603. Velocità del vento 1,08, compensazione 3,03, angolazione 2,39. Obiettivo agganciato, aprire il portellone. Bomba a bordo. E anche il frame rate ci dice addio. Chiudere il portellone. Tutto regolare, restare in attesa, ok. Bene, pronti per il lancio? Grande boom. Via!
Mario, buona fortuna. Wow, ok, devo uscire, immagino. Ok. Oh, che paura. E chi si aspettava di essere sparati con una potenza del genere? Infatti, che gittata assurda ha questo cannone. Beh, però solo una ci siamo arrivati, yeah. Andiamo, Gonzales, troviamo l'ultima gemma e salviamo la principessa. Ok, ma prima vorrei usare i cannoni perché qua c'è una cosa che chiaramente richiede la sua assistenza. Quindi, Canonio, vai, esplodi. E. Tempo. Hai ottenuto paralogio. Paralizza momentaneamente i nemici. Ok, è un oggetto. Che cosa possiamo buttare? Superfungo, non lo so. Buona dormita, dai, tanto. Le monete non sono qualcosa che ci manca. E. Allora, devo dire che siamo un po' lenti. Adesso, da che parte dovrei andare, però? Aspetta, forse se prendo la mia nuova automobile, cioè nuova relativamente, ma la mia automobile dovrebbe funzionare, ok. Non penso che siano troppo importanti queste cose, ma tanto per facciamole esplodere, why not? Non abbiamo niente da perdere, se non un po' di tempo al massimo, però tanto penso che, da quanto mi hanno detto, questi capitoli saranno. Anzi, non proprio il 7, però il prossimo capitolo sarà lunghissimo. Quindi probabilmente comincerò a fare video un po' più lunghi, che così finisco anche un po' prima la serie. Vediamo, vediamo. Adesso sono andato a destra perché di solito si va a destra e era un nemico. Era ovvio che fosse un nemico. Aspetta, 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 aspetta. Prima devo prendere lei, che almeno ti posso analizzare e andiamo. Non ti ho colpito, ma non penso che ti faccia danno il mio martello, quindi non avrebbe avuto senso. Ok, tanto bella la musica, enciclopedia, analizziamo il nostro nuovo nemico. Ok. È un teschiolito lunare, un teschiolito che vive sulla luna, giustamente. Ha massimo di 6 punti vita, potenza 5, la difesa è 5. Difesa 5 è tanto. Come se simile è forte in difesa ed è insensibile al fuoco. Se lo rovesci con un'esplosione, la difesa scende a 0. Ok. La cosa buona è che con l'ultra martello in teoria dovrei fare più di 5 di danno. Quindi in teoria riesco a fargliene un po'. Ok, sì. Infatti, ne faccio 8, quindi ho fatto 3 di danno. Ok, aia, fa male, fa molto male. Oh no. Oh no. 3 turni? Non posso neanche parare. Va bene, questa è una cosa un pochino troppo OP. Meno male che ho tanta vita, ma davvero mi sembra leggermente troppo. Mamma mia, l'hanno quasi fatta fuori. È assurdo. Ok. Sapete cosa? Cominciamo con Mario e Ultra Martello. Vai. Perfetto. Addio ad entrambi. E grazie mille per averci fatto così tanto danno, yes. Perché davvero hanno praticamente atterrato lei, Gumbella, senza fare niente. Ok, va bene. Cioè, no, non va bene in realtà. Bello bella la cometa fatta così. Ok. Domanda per chi è un esperto della lore di questo gioco. Fungo Volta. Interessante. Non penso che ci sia troppo utile, però intanto mettiamolo al posto del. No, usiamo il superfungo, dai. Che almeno. Sì, su Mario. Su Mario, sì, dai. Va bene. Ecco, stavo dicendo, per chi è un esperto nella lore di questo gioco e di questo. Ok, di questo universo. Non voglio avvicinarmi troppo a queste rocce, dai, no, 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 dai, lasciami in pace, lasciami in pace, lasciami in pace, non ho fatto niente, ok. Per caso. Interessante. Per
per caso che voi sappiate, è previsto che questo mondo sia effettivamente un mondo di carta perché è una cosa finta? O cosa? Buttiamo via anche Buonormità. Perché potrebbe benissimo essere tutti e due. Potrebbe essere un mondo normalissimo, cioè un'altra dimensione semplicemente fatta di carta. Oppure potrebbe essere tipo un mondo in stop motion? Tipo il film della Lego, se avete presente. Ok, spero che sia da questa parte che devo andare, perché sono molto lento. No, 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 no. Aspetta, quante cose ho nella borsa? Cioè, quante cose ho in generale? Non me lo mostra, vero? Non me lo mostra. Ok, va bene, devo stare fermo un attimo, magari in un posto in cui sono un po' più tranquillo. Ok, dai. Dai, ok. Dai, posso essere... Ok. E vediamo. Abbiamo un numero di punti fiore pari a... Hello? Ok. 10, ok. 10 su 25. 25 è davvero poco. Va bene, facciamo che... Sì, lo uso immediatamente. Perché ne ho davvero bisogno. Usiamolo. Non fa differenza. Va bene, non importa. Non ho ancora capito questa cosa, perché mi faccia scegliere su chi usarlo se i punti fiore sono comuni tra tutti. Aiuto. Che poi non è vero che sono comuni tra tutti, perché tecnicamente sono Mario che ne può usufruire. No. Per fuori difesa? No, mazzepicchio. Ok. Non fa niente, vero? Oh sì, invece. Ok, buona. Buona? Sì, buona come cosa. Molto buona come cosa. Posso farlo solo contro di lui. Va bene, vediamo quanto danno gli faccio. Zero. Però l'ho ribaltato. E che un'ottima cosa. La sua difesa è scesa a zero. Quindi, in teoria, adesso posso saltargli sopra. E lo distruggo. Perfetto. E adesso, con cannonio, faccio esplodere anche lui. In questo modo lo ribalto e anche la sua difesa scende a zero. E basta, direi. Adesso possiamo attaccarlo normalmente. Non si... Ok, no, non si rigira. Quindi, addio. Ok, spero di non dover affrontare troppe di queste persone, anche se siamo molto lenti. Quindi potrebbe essere... Ah, in effetti potrei usare la nostra solita compagna Spirou per confonderle, quindi permetterci di prendere queste... Sono un po' troppo lento per i miei gusti. No! Oh, che fastidio questa cosa. Ok, almeno l'ho fatto. No, voglio andarmene, non voglio combattere. Ok. Avete visto ultimamente che sono usciti molti leak sulla nuova console Nintendo? Chissà se quando uscirà questo video l'avranno già annunciata, perché dicono che verrà annunciata molto presto. Speriamo, perché la mia Switch sta morendo e ho bisogno di una nuova console. No, no, no. Aspetta, tu sei un nuovo nemico. Forse dovrei affrontarti. Pau. Blocco Pau, togli due punti vita, sì. Cosa togliamo? Vogliamo usare un Fumescalation? Cioè un Fumescalation, un ultrafungo? Sì, usiamo un ultrafungo su Gumbella, perché ne ha assolutamente bisogno e adesso devo entrare in battaglia con Gumbella. Quindi è necessario. E ovviamente... guarda là. Ok, credo che abbiamo trovato la base di Giustignardo. Ok. Non l'ho attaccato. Va bene, si può fare però. Penso che si possa fare. Quindi sì, visto che devo analizzare i nemici con Gumbella e devo entrare in battaglia con lei, è meglio che abbia tutta la vita. Ok. È un Rustella Z, perché ho detto Rustella? Rostella. È una Rostella perfezionata. Ha un massimo di 7 punti vita, la potenza è 4, la difesa è 0. Difesa 0 è un'ottima cosa perché lo posso distruggere semplicemente saltandogli addosso. Se delle mini Rostelle... giustamente, vicino, non subisce i nostri attacchi. Inoltre sembra sia in grado di recuperare i punti vita da sola. Ok, sì, conviene distruggerla in un colpo solo. Non ha molti punti vita, quindi eliminate le mini Rostella Z, non ti sarà difficile batterla.
Ok, sì, immaginavo. Uno e due, è un'andata. Adesso speriamo che non tiri fuori la mini rostella, perché... le tira fuori, però. No, ha recuperato vita, anche se non aveva assolutamente niente da recuperare. E ne ha... Ok, va bene, ne ha una accanto, però non è un problema, perché se con lei la distruggiamo, con Mario possiamo terminarlo. Cosa? Ah, giusto, c'è sempre lei, non ho ancora capito perché, ma va bene. La magia ha aumentato di 3 la potenza? Ok, ma in base a cosa arriva? Non lo so, ma mi va assolutamente bene. Punti stella per te, 12. Ok, ci dà più punti stella rispetto agli altri nemici di prima, quindi ci conviene decisamente di più affrontare questi. Grazie, se le monete non ci mettessero 46 anni a scendere, magari potrei fare le cose un po' più in fretta. Direi... Ok, faccio velocemente un taglio perché vorrei affrontare anche questo. Allora, questo è l'ultimo nemico che affronteremo, ne ho già affrontati un po' di altri, ma volevo provare a fare una cosa molto divertente. Vediamo se funziona. Allora, visto che sappiamo che questi nemici sono sensibili alle esplosioni e se li facciamo esplodere si ribaltano, vorrei sapere se li faccio avvicinare cannone e lo faccio esplodere direttamente, lo faccio ribaltare. Sì, lo fa ribaltare, ok, questa è un'ottima, davvero un'ottima cosa. Va bene, adesso distruggiamo lui per prima cosa. Ok, che almeno non ci dà fastidio. Kamikaze, non posso farlo. Triplo bomba. Ok. E anche... Ah, non volevo fare così, ma va bene lo stesso, immagino. Ok. E basta, perché l'altro non può attaccarci. Bene. Adesso distruggiamo questo. Easy. E facciamo esplodere lui. Quindi kamikaze, vai. Perfetto. E adesso esploderà anche quella bomba. Esploderà anche quella bomba. Sperando che non dia fastidio. Oh no, non dà assolutamente fastidio. Anzi, anzi. Ok, molto molto buona come cosa. Non ci manca tanto a raggiungere il prossimo livello. Ok, ma lo faremo più tardi. Grazie, questi mi servono. Questi mi servono un bel po'. Me ne dà solo uno purtroppo, ma pur sempre meglio di niente. Adesso vorrei dedurre che, essendoci là un tubo, il tubo che conduce a quello si trovi qui. Oh sì. Ok, ma prima vorrei dare un'occhiata ad un altro monolita, non so come chiamarli. Mario Odyssey sono monoliti. Qui non sono esattamente quello, perché sono semplicemente frammenti di roccia lunare. Oh, grazie Gigagurt. E non posso usarlo perché mi mancano delle cose. Abbiamo un'altra per caso cosa che ci fa... Che ci dà... Aspetta, questa cosa ci dà? Ingigantisce un personaggio, ok, no. No, non abbiamo niente che ci permetta di recuperare i punti fiore, né niente che ci sia particolarmente utile al momento. Però quello potrebbe servirci. Che cosa posso buttare? Ultrafungo, con scalation composta. 50 punti fiore. 50 punti. Sì, fiore, ok. Lampo Blitz. Lampo Blitz ne abbiamo due. Secondo me conviene buttarne uno. Perché diventare grandi e fare più danno è davvero, davvero utile. Soprattutto adesso che stiamo arrivando verso la fine. Secondo me, almeno. Poi, non lo so, magari è una cosa un po' più scrausa di quanto mi aspettassi, ma... Intanto, secondo me, conviene rischiarsela. Anche perché comunque di quell'oggetto ne abbiamo già due. Quindi, in ogni caso, non è una grande perdita. Da questa parte, immagino che ci sia qualcosa. Perché non c'è un muro né niente. A meno che non mi blocchi proprio lo schermo. Ok, mi blocca proprio lo schermo. Va bene, va bene, va bene. Entriamo. Ok, molto carino questo sfondo. Quella è la stella di Mario normale, di sempre. Ok. È letteralmente una costellazione. Punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda. Questo posto è strano. Procediamo con prudenza. Ok, grazie Cannonio, ma vorrei prendere Exarchant, perché è il nostro mezzo di trasporto. Che bello vedere su questo vetro, ok. Va bene. Se andiamo su qua... Fa particolare differenza?
Non penso, cioè nel senso se sto fermo qui oppure se corro su qua. Forse è leggermente più veloce correre su quello che va nella direzione opposta alla nostra, che stare fermo su l'altro. Ehi, tu chi sei? Tu sei Mario! Gli ho dato la voce di Pupini, ho sbagliato. La tua avventura finisce qui! No, devo cambiare in Gumbella. Non lo sapevo. Vabbè, pazienza. Impossibile fuggire da questa battaglia, non l'avrei mai detto. Ok, salto. Vogliamo fare davvero il salto? Sì, facciamo davvero il salto. Che tanto, in ogni caso, il tempo per analizzarli l'abbiamo. Difesa 1, direi. Va bene. Tattiche, cambiamo. Gumbella, perché dobbiamo sapere che cosa possono farci. Ok, aia. Comunque questi li avevamo già affrontati. Una versione più debole di loro, naturalmente, perché erano il primo nemico del gioco, se non sbaglio. O no? Intanto ho sentito un cane. C'è un'ottima spiegazione per questa cosa, ma non importa. Ok, analizziamoli. È un ufficiale, il migliore dei migliori fra le forze incrociate. Punti vita 10, ok. Attacco 5, difesa 1. Massimo 10 punti vita, sì, abbiamo già visto. Usa pozioni per ingrandirsi o aumentare la sua potenza col Gigagurt, come abbiamo visto anche prima. Ok, fa paura, ma non c'è altra scelta che combattere. Ha senso, giustamente. Ah, avrei dovuto fare un'altra cosa in realtà, però. Fa niente. Wow, ci danno tanti punti, però. Arriveremo a 12. Ah, troppo tardi. Ok. Pazienza. Testata. Vai. E adesso dovrebbe essere abbastanza perché Mario possa finirlo. Ancora un altro effetto della maga. Ok. Sempre di 3 la potenza. Ok, va bene. Perfetto, ci manca davvero davvero poco. 3 punti ad arrivare al prossimo livello. E col prossimo livello che cosa prenderemo? Indovinate. Ai ai ai. Mario, se loro sono qui significa che. Le ho dato la voce sbagliata, non importa. Anche la principessa Peach potrebbe trovarsi qui, non credi? E ci deve essere anche la Giamma Stella. Presto, dobbiamo trovarla. Mi sembra una buona idea. Covo di Giustignardo. E anche questo video sarà un po' più lungo. Immagino che durerà una mezz'oretta, più o meno. Quanta vita abbiamo tra tutti? Diamo un'occhiata. Perché così vedo se vale la pena di buttare via 20 monete. Non che sia una grande perdita, ripeto. Ripeto. Di soldi ne abbiamo in abbondanza. 17 su 30. Ok, no, conviene. Conviene decisamente. Perché ci sono anche altri che non hanno praticamente quasi mai avuto una cura. Non che ne abbia usati tantissimi, però. Intanto. Intanto che sto guardando qua lo sfondo, sto notando sempre più cose, sempre più riflessi, sempre più dettagli, sempre più anche costellazioni. Ma fa niente. Salve. Ti ho già analizzato, quindi dovrei poterti attaccare tranquillamente. E ti attacco perché, ovviamente, indovinate? Ci servono i livelli. Ok, adesso mi interesserebbe sapere. Intanto facciamo ultramartello. Perché, ovviamente, è fortissimo. Se Xorplant fa danno a questi nemici. Perché sappiamo che lui fa lo schianto terra, ma è piuttosto leggero. Vai, e ci siamo. È piuttosto leggero, quindi ad alcuni. Ecco, infatti, ad alcuni nemici non riesce a fare niente. Ah, troppo presto. Ok, devo trovare meglio il tempismo. Ma almeno adesso siamo a un. Non so, un numero. Con cifra tonda. Immagino che ho lo stesso numero di vita. Va bene, altri 12 li abbiamo. E nuovo livello. Che cosa prenderemo stavolta? Non lo so. Che cosa possiamo prendere? Punti tessera. Tanto sappiamo che possiamo in ogni caso prenderli di nuovo, cioè possiamo scambiarli per gli altri due a fannullopoli. Quindi io continuerei a investire su questi. Tanto per. Tanto non siamo quasi mai, se non molto recentemente, arrivati ad una condizione davvero estrema di vita.
in questo gioco. Quindi la vita è... la possiamo mettere un po' più in secondo piano, insomma. Lampoblitz mi vuole ricordare che l'ho buttato via prima. Grazie mille, Lampoblitz. Ok, devo seguire questo schema. È piuttosto facile. Vorrei capire però come fare ad arrivare... ad arrivare là. Stavo tenendo d'occhio il cubo, il blocco. E non ho prestato troppa attenzione dove mettere i piedi. Comunque sì. Basta che andiamo di qua. Il controller sta driftando. Perché un controller drifta? Chiave ascensore blu. Ok. E adesso si è spento. Quindi possiamo colpire questo blocco. Ultrafungo. Non lo so. Davvero non lo so. No, non ci conviene. Tanto ne abbiamo già tre di cose. Anzi no, ne abbiamo due in realtà. Di cose che ci... fanno... che ci ripristinano... ripristinano 50... punti... ah, un fiore di fuoco. Ok, non stavo capendo. 50 punti vita. Inserire la chiave ascensore. E questo ricordo che non è tech, perché tech l'hanno disattivato. Selezionare la destinazione. Non lo so. S1. Cominciamo da qua. Qua. Ok. Ah, questa mi sa che... oh, si tratta di uno. Salve. Non ti ho mai analizzato con Gumbella, quindi mi converrebbe farlo. A meno che non... va bene, non importa. Dicevo che questo mi sa che è il piano dove c'era... salve. Dove mi sa che c'era... vediamo se magari qui c'è qualcosa. No, ok. Dove mi sa che c'era il laboratorio con le pozioni che abbiamo fatto l'ultima volta con Peach. Ok, leggi. La gru è fuori uso, stiamo lavorando per voi. Grazie. Spingi. Non fa niente. Non fa niente. Non fa niente. Ok, penso che la scritta fuori uso sia lì per un motivo, ma facciamo finta di no. Come faccio ad arrivare da sopra? Ci sono altri poteri che posso sbloccare? Oppure altre cose che mi permettono di saltare più in alto, magari. No, sicuramente prima o poi dovremo tornare con la gru. Ah, un attimo, però. Può darsi che sia un'idea stupida e non serva a niente. Ma se tipo provassi a saltare sopra questo coso, magari lo riattivo in qualche modo. No, ok, va bene. Ci ho provato. Ok, riprendiamo Xorplont, perché ovviamente è il migliore di tutti. E vediamo di andare da questa parte. Ok, va bene. Se usiamo l'ultramartello. Ok. Va bene, facciamo salto, che almeno lo distruggiamo. Non è vero, non lo distruggiamo proprio, però fa niente, lo distruggiamo quasi. Cambiamo in Gumbella, perché voglio analizzarli. E stavolta ce l'ho fatta. Ok. Giratina, ah, brutto, brutto. Ok. Poi lui mi attacca normalmente. Troppo presto. Devo capire meglio il tempismo. Troppo tardi. Ok. Allora, lei riesce ad analizzare facendo così? O la giratina ha effetto anche su queste cose? No, non sembra. È un esecutore, un membro delle forze incrociate. Punti vita 4, attacco 3, difesa 0. Che è un nemico molto debole. Ma era molto... cioè era normale immaginarselo. Semplicemente volevo analizzarlo per il gusto di farlo. Possiede delle pozioni per ingigantirsi. Ok, se sono due o più è meglio stare attenti. Uso subito oggetti o fatti aiutare da uno dei tuoi alleati. Too late, I guess. Va bene, ultramartello. Perché lo spinge contro tutti gli altri. A meno che non lo manchi. Ma dove, davvero brutto. Io perché parlo? Perché parlo? Ah, va bene. No. Ok. Lui usa un oggetto. Che cos'è? Ah, si ingigantisce. Ok. Mi chiedo come siano fatti sotto queste maschere. In effetti. Perché non credo che sia mai stato mostrato nella storia, anche dopo questo gioco intendo. Quindi boh. Allora, la loro vita dovrebbe essere uguale.
Quindi io proverei a fare Ultra Martello di nuovo. E ok, io ce l'ho fatta. E adesso, con lei posso fare un bacio extra? No, non conviene, facciamo la testata. A meno che non lo manchi. L'ho mancato, dai, perché io parlo? Ah, ok, vabbè. Ok, difesa. E non mi fido per niente a provare a schivarli, cioè a contrattaccare, perché so già che non posso farcela, quindi evito di farlo. Salto. E uno ci saluta. E anche l'altro tra poco ci saluterà. Non ci ha dato punti, a quanto vedo, perché evidentemente è troppo debole come nemico, immagino. No, non ci ridà proprio punti. Ok. Chissà perché quell'altro ce l'ha dato. Forse perché quello l'avevamo sconfitto usando l'ultramartello e quindi era sempre collegato alla sconfitta dell'ufficiale. Potrebbe essere. Salve. Inserire la password. Tech. Non so. Ah, oppure Peach. Non so, proviamoci. Non ne ho idea. Peach. Ok. Qua non mi sembra che manchi nessuna lettera, quindi... Oppure sì, perché... No. Non lo so, va bene. Sì. Proviamoci. Password non valida. Ok. Ci ho provato. La scorsa volta che dovevamo mettere una password o un nome o cose così, ci mancava una lettera. Ed era nel capitolo 4, mi pare. Questa parte è bloccata, ok. Quindi... Sì. Non essendoci... nessuna lettera mancante questa volta. Pensavo che fosse possibile metterla subito. Prendere la prima colpa, ma a quanto pare non ne sono in grado. Quindi, poco male. Codice di Giustignardo Sterranei 2. Ok, oh salve. No, 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 no. Stai tranquillo tu. Ok, ti affrontiamo. Stavo scherzando, non posso più saltare così in alto. Va bene, magari. Oh, salve, ok, ho fatto bene a venire con lei perché posso analizzare anche lui. Ricercatore. Che l'abbiamo visto, anche lui con Peach. Ha qualcosa. Punti vita 9. Difesa 0, quindi ci conviene attaccare immediatamente lui. Un ricercatore inventa varie cose per gli incrociati. Un massimo di 9 punti vita, potenza 4, difesa 0, usando le pozioni. Tali pozioni possono rimpicciolirti o bruciarti o causarti altri danni. Usa su se stesso quelle stesse pozioni per proteggersi o curarsi. Un nemico temibile, meglio sconfiggerlo prima che la situazione si complichi. Va bene, sì, posso distruggerlo immediatamente perché gli faccio 10 di danno e lui ha solo 9 punti vita. Ok, fa meno danni, cioè mi garantisce meno punti stella rispetto... Oh no, vabbè, non importa. Mi garantisce meno punti stella, stavo dicendo, rispetto all'ufficiale, ma non troppi di meno. Immagino che siano anche un po' più rari i ricercatori rispetto alle persone che effettivamente lavorano in modo fisico. Quindi non è un grosso problema. Problema. Thanks. Non penso che possiamo fare molto altro. Quindi per oggi forse mi fermerei qua. E domani andremo avanti. Oh, salve! Andremo avanti ad esplorare il covo di Giustignardo. Quindi, sì, alla prossima.